Cari amici, buongiorno, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, vi ricordate che tempo fa ci fu il problema pubblicato dalla stampa, pubblicato da Novara Oggi, e mandato in onda anche da Video Novara? Nel 2012 sorse il problema in via Calvari di un'inquilina che aveva occupato abusivamente, si era più che occupato, appropriata di un giardino di parte comune, l'aveva recintato, l'innaffiava e tutti gli inquilini non potevano entrare dentro quel giardino lì, però a TC, quando c'era da far pagare le spese condominiali, i residenti dovevano pagare il costo dell'acqua che la signora consumava per suo uso e consumo personale. Nel tempo, diciamo nel 2012, l'allora presidente Sansottera venne in via Calvari per fare un'intervista con Video Novara, presente il sottoscritto, presente il segretario del SUNIA Armando Valmacchino ed era ovviamente presente anche il presidente di ATC Sansottera. Finita l'intervista con Video Novara, alcuni inquilini gli fecero notare che c'erano due abusi, sempre inerenti alla stessa persona, uno era il giardino e un'altra era una veranda costruita abusivamente. Lo stesso disse ai presenti che avrebbe provveduto, io parlo del dicembre del 2012. Siamo ad agosto 2017, ringraziando un'inquilina di via Calvari, è intervenuta per quanto riguarda l'occupazione abusiva del giardino, sono intervenute le forze dell'ordine, hanno rimosso la recinzione e il lucchetto che bloccava il tutto, pertanto il giardino adesso possono usufruirlo tutti gli inquilini residenti, mentre la veranda continua ancora a non essere rimossa, malgrado ci sia una sentenza del Consiglio di Stato che vieta a tutti quanti in Italia di costruire verande abusive. E lo stesso Consiglio di Stato dice che chi costruisce una veranda abusiva può essere sanzionato sia l'inquilino che il proprietario. Pertanto, per quanto riguarda questo giardino occupato abusivamente, il sottoscritto scrisse al direttore generale, l'ultimo, pensate che da quando è successo, sono successi questi accadimenti, all'ATC sono stati nominati due presidenti e tre direttori generali, e ancora il problema non viene risolto. Scrivevo all'ATC che da numerosi anni l'inquilina aveva recintato questo giardino e innaffiava dal mese di marzo al mese di ottobre per due volte al giorno sempre questo giardino, e di quest'area nessun inquilino poteva usufruirne perché la stessa aveva recintato l'area chiudendo la predetta area con relativo lucchetto. Dopo la denuncia, prozia, quello che vi ho raccontato prima. Pertanto si richiede gentilmente, come da accordi intercorsi, perché avevo fatto diverse riunioni su questo problema qua, in data 27 marzo 2017 con il direttore Giogrossa, si richiede lo storno dell'eventuale acqua consumata e addebitato agli inquilini, chiedevo lo storno per quanto riguarda i conguagli 2012-2014, lo storno di questa cifra che l'allora direttore generale, non l'ultimo, che è Brossa, Serravalle, mi disse in una riunione specifica che sarebbe stata di 20 euro annui che dovevano essere stornati per il conguaglio 2012-2013-2013-2014, pertanto per un totale dei due anni di 40 euro. Questo mi dissero. Andai
quando andò via il direttore generale Serra Valle, andai dal dottor Brossa, che era il nuovo direttore generale, andai a dirgli questa roba qua, lo stesso gli disse mandami una missiva, io gli mandai questa missiva che è questa, che è timbrata 29 marzo 2017. E cosa è successo? È successo che dopo, visto che lavorano tantissimo, è la verità proprio, in ATC si lavora alacremente, dal mese di marzo mi arriva una lettera l'8 agosto 2017 dicendomi in definitiva queste cose qua. Facciamo seguito ai colloqui intercorsi alla sua lettera del 29/3/2017, ben riconoscendo il fatto che un'assegnataria ha utilizzato in via esclusiva una zona verde, sia pur per mero fatto estetico, poi è anche da vedere se era per fatto estetico, altrettanto riconosciamo che la signora poteva usufruire dell'acqua comune per innaffiare i fiori. Sì, dell'acqua comune a casa sua, non nell'area comune. L'area comune consumava l'acqua, in questo caso anche la mia acqua. Vabbè. Supponendo un consumo convenzionale di 20 litri di acqua al giorno, calcolato per eccesso, e l'hanno messo anche tra parentesi, possiamo conseguentemente supporre un consumo annuo marzo-ottobre di circa 4.800 litri, 20 per 240 giorni, pari a circa 5 metri cubi, con la tariffa media di 1,50 € al metro cubo. L'importo è di 7,50 € per ogni anno, pari a 15 € per le due stagioni. Acqua che è stata sottratta a tutto il fabbricato, meno male che lo riconoscono, e la corrispondente spesa dovrà essere suddivisa e rimborsata a tutte le unità immobiliari e addebitata all'autrice. L'importo verrà riconosciuto in sede di conguaglio 2015, prossima emissione. Distinti saluti. Qui c'è un problema. Io non so se l'ATC pensa che la gente che abbia avuto come assegnazione un appartamento sia completamente fuori di testa, non abbia studiato, o pensano che loro abbiano la verità in tasca e che gli inquilini delle case popolari debbano essere trattati come dei pezzenti. Il problema è che questi chiamiamoli, non so come definirli, non ho una definizione specifica per definire queste persone, mi devono dire come si fa ad innaffiare con 20 litri, pari a 10 litri la mattina e 10 litri il pomeriggio, un giardino che misura 23 metri per 6,50 pari a 160 metri quadri. Mi devono dire come fanno ad annaffiare 160 metri quadri con 10 litri d'acqua. La cosa migliore, dicono, ah, ma la signora annaffiava i fiori, ma forse qualcuno si è dimenticato che c'è anche il prato e ci sono anche delle piante a dimora? La signora adoperava l'acqua per un'ora al mattino e un'ora alla sera. Il problema è che l'acqua del pozzetto, essendo l'acqua che viene dall'autoclave, io che non ho studiato e non ho la prosopopea di farmi chiamare dottore, io che ho fatto, non sono andato neanche a scuola, non ho fatto neanche l'asilo, e non riesco né a leggere e né a scrivere, sono nell'ignoranza più completa. Fra un po' andrò anche a mendicare, magari loro saranno anche contenti. Ho fatto i conti della serva e sono questi. Se il tubo ha un diametro di mezzo pollice, ve lo dice uno che non ha studiato, che non ha fatto le scuole alte. Se il tubo ha un diametro da mezzo pollice e viene
messo un manicotto da un tubo che è già di diametro 2 pollici. Viene messo un manicotto che passa da 2 pollici a un pollice, a mezzo pollice, per poter usufruire della canna. E la canna lavora con una pressione dell'autoclave, perché il pozzetto è al pian terreno. Io suppongo che dall'autoclave possano uscire 4 atmosfere di pressione. Io che sto in un secondo piano e prendo una tanica d'acqua di 25 litri, apro il rubinetto di casa e incomincio a far riempire la tanica da 25 litri, vedrete, chiunque di voi lo può vedere, che la tanica di 25 litri dopo qualche minuto è piena. La signora adoperava una canna da mezzo pollice con 4 atmosfere di pressione per un'ora, a meno che non ci sia stato un tappo nella canna che veniva fuori una goccia per volta. Questi sono i famosi 10, anzi per eccesso 10 litri che la signora consumava. Capite che qui, oltre a prendere per il culo la povera gente, prendono per il culo anche chi non ha studiato. È bello che me la firmano pure. Il dirigente amministrativo, dottor Martelli, guardate caso, se io sono da tempo che ho detto nelle varie sedi regionali, comunali, provinciali, e gliel'ho detto ad alcuni deputati, che questo personaggio qua non riesco più a capirlo. Qualcuno dice, ah guarda che Martelli è una brava persona. Se fosse una brava persona non scriverebbe missive coglionate come queste, perché questa è una vera e propria coglionata, perché un ignorante che non ha studiato non potrebbe scrivere una roba del genere. 160 metri quadri, caro Martelli, non si possono innaffiare con 10 litri d'acqua. Che tu mi dici 10 litri sono 20 litri, ma 10 litri la mattina e 10 litri la sera. Se la signora annaffiava per 2 ore, non sono 20 litri d'acqua. Amore bello, io non sono andata all'università e non mi sono fatto bocciare tante volte dalla commissione per essere iscritto negli albi. Hai capito? A me, purtroppo, io la scuola l'ho fatto, sono sempre stato promosso. Il discorso è che bisogna essere seri nella vita. E purtroppo nell'interno della TC io ho sempre detto che quegli uffici lì sono da chiudere. Quegli uffici sono da chiudere. Mi dispiace per quella povera gente che ci lavora, perché purtroppo non sono tutti uguali. Nell'interno della TC ci sono 2 settori ben distinti. Ci sono i veri e propri lavoratori, quelli che lavorano con tutti i crismi e tutte le nozioni, e ci sono quelli che purtroppo non fanno un cazzo dalla mattina alla sera. E quelli che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera e fanno i conteggi dietro la scrivania per puro spirito di farsi vedere, farsi chiamare tot o ince, a quel punto lì dovrebbero tirare via il culo dalla sedia, andare a vedere sul posto quanti metri quadri ci sono. Ah, mi direte, ah ma gliel'abbiamo detto al geometra. Magari il geometra non capisce un cazzo neanche lui. Capisce in merito di metri quadri, e non essendo un ingegnere idraulico non può sapere cosa sono i metri cubi, perché sono 2 cose separate. Se l'ingegner Brossa, che era ingegnere idraulico, aveva detto che a ogni inquilino spettavano 20 euro ed era in difetto il conteggio, 20 euro per ogni anno, perché voi dite che per i 2 anni la signora deve pagare per tutte e 3 i condomini solo 15 euro? Ma siamo fuori di testa. E poi, ammesso e non concesso, che quello che ci dite possa essere vero, ammesso e non concesso, la sentenza del Consiglio di Stato che fine ha fatto? La veranda è ancora lì.
Attenzione, ma non c'è solo quella veranda. Via quella veranda lì, costruita quella veranda, tutto il quartiere si è preso la briga ognuno di costruire verande. Il comune non si muove per far smantellare quello, ma la cosa più assurda, che mi si dice che bisogna chiedere l'ordine pubblico e la forza dell'ordine per far rimuovere la veranda abusiva. Potrebbe anche essere vero, però c'è un regolamento che dice testualmente, cito una sentenza, vabbè, la sentenza del Consiglio di Stato, ve l'ho citata, che è la sentenza del 26 febbraio 2013, la numero 1179, che dice in definitiva che è corresponsabile sia l'inquilino che il proprietario. Però, e questo lo sa anche il capo dei geometri dell'ATC, perché anche a lui ho mandato una lettera, che c'è una legge regionale che è la numero 3 del 17 febbraio 2010, articolo 18, lettera B e C, che recita che chi apporta modifiche all'alloggio non autorizzate dall'ente gestore ai locali accessori, agli impianti e od apporta innovazioni arbitrarie in locali o spazi di uso comune o danneggia in qualsiasi modo l'immobile o le parti comuni dell'edificio o ne impedisca l'utilizzazione previsto viola gravemente le norme di civile convivenza contenute nel regolamento disciplinante l'uso degli alloggi. L'ente gestore, ai sensi dell'articolo 21 ter della legge 7 agosto 1990 numero 241 in materia di procedimento amministrativo e da diritto di accesso ai documenti amministrativi dispone con proprio provvedimento l'ingresso nell'alloggio e l'esecuzione coattiva di interventi di messa in sicurezza, di messa a norma, di esecuzione di ordinanze amministrative e o comunque necessari a evitare o eliminare pericoli o danni a persone e cose. Se l'assegnatario e gli altri occupanti l'alloggio non ne consentono l'esecuzione, questi articoli li ho scritti, il sottoscritto li ha scritti al geometra Rivolta, capo dei geometri dell'ATC Piemonte Nord di Novara. Morale, nessuno ha provveduto. Le verande sono diventate in zona, adesso è un macello, nessuno provvede. Quella, la mia incazzatura odierna qual è? Se questa persona non ha commesso solo l'abuso di occupare abusivamente le parti comune, ma ha fatto anche una veranda abusiva, infischiandosene di una legge dello Stato, di una sentenza dello Stato italiano, infischiandosene anche dei regolamenti di ATC, che in questo caso, visto che è un caso molto grave la costruzione abusiva, prevede, cioè, l'eventualità di un decadenza del contratto d'affitto. Domanda: ma ATC penalizza solo chi non paga l'affitto o non dovrebbe penalizzare anche chi commette un abuso? Secondo me, se la legge è uguale per tutti, quando tu sbagli devi pagare, non devi essere premiata facendoti pagare poco il costo dell'acqua. Tu hai commesso un abuso, hai commesso un reato, devi essere penalizzata. TC, i regolamenti, come valgono per gli inquilini, devono valere per tutti, anche per chi commette abusi. Non si possono fare due pesi e due misure, perché questo si chiama reato. Hai capito? Se tu vieni a conoscenza di un fatto e non lo denunci o non applichi le tue regole, tu stai commettendo un reato, stai commettendo degli abusi. Io queste robe qua ve le devo dire, cittadini, perché purtroppo gli abusi che vengono commessi nell'interno dell'ATC passano sempre dallo stesso ufficio amministrativo e
dirigente si chiama Fabio Martelli, è sempre lì, torniamo sempre a Canossa, visto che io non ho studiato, non so che cosa poteva essere Canossa, posso neanche saperlo. Questa è un'odissea, è un'odissea. Ah, non ho studiato né l'Odissea né neanche l'Iliade. L'hai fatto solo tu, perché sei solo tu, dottore, gli altri sono tutti dei rincoglioniti e senza neuroni, e non sanno quanto sono i metri quadri, cosa sono i metri cubi, e facciamo i calcoli alla volemose bene. Domani mattina ci metteremo in cappello, quando ti verremo a pagare l'affitto faremo jolly, jolly, e non ti paghiamo. Voglio vedere se non mi mandi la lettera e mi richiedi i soldi, perché con i miei soldi sei pagato, anche con i miei soldi sei pagato. Allora sculettati, se non sei capace tu, fai lavorare gli altri quello che fanno, ma il fatto che anche gli altri non sono capaci a lavorare, perché non si può fare un conteggio di questo genere qua. Questa roba qua, caro Canelli, io ti parlo a nome dei tre, delle tre persone che rappresento, perché io rappresento solo tre persone. Vi ricordo che io rappresento Mimì Cocò e Carmelo il Pazzo. Queste sono le tre persone che rappresento. Visto che abbiamo una direttiva, cioè non una direttiva, scusate, un'interrogazione firmata da Perugini, Franzinelli, Canelli, fatta durante la giunta Ballarè, dove si chiedeva la rimozione delle verande, caro Canelli, applica la legge. De Bartolo ti chiede di applicare la legge sul territorio di Novara, visto che magari le casse del comune sono senza soldi, perché stiamo dando i soldi agli extracomunitari che ci costano 1 milione di euro solo i minori non accompagnati, e cominciamo a recuperare i soldi dalle verande, magari qualche lira la facciamo. Allora i soldi delle verande De Bartolo ti dà tutta la buona volontà, viene di persona con i tuoi funzionari, ti indica dove sono le verande da smantellare e dove sono le persone da sanzionare. In questo caso, visto che la TC ti ha chiesto i soldi per quanto riguarda i morossi colpevoli e incolpevoli, a dicembre vuole soldi da te, incomincia a farti dare i soldi da ATC, visto che ha omesso di applicare le sentenze del Consiglio di Stato. La sentenza del Consiglio di Stato dice che deve essere applicata una sanzione amministrativa su chi commette il reato, pertanto l'inquilino, e chi è l'altro, che è il proprietario. In questo caso viene multato l'inquilino e viene multato ATC. Incominciamo a regolarizzare le cose, mettiamo i paletti, dare, avere, amministrazione tollerante no, amministrazione corretta sì. Vogliamo far rispettare la legge? Questo è il momento giusto per far rispettare la legge. Non ce ne frega niente della regione, qui c'è una sentenza che non viene rispettata, facciamo rispettare la legge e alla prossima, sperando che alla prossima ne mi ammazzano e ne possa andare a finire in galera, perché l'andazzo è questo. Arrivederci e grazie, arrivederci a quei tre che rappresento.